Chi ama davvero sa anche regalare amore agli altri. Ecco perché Lucia e Piero diventano volontari della Caritas proprio nel periodo del lockdown. Il virus però li colpisce entrambi. Lucia riesce a sconfiggerlo. Piero purtroppo non ce la farà. Il 29 ottobre scorso un'ambulanza lo porta via e Lucia non lo potrà vedere mai più. Signora Lucia, questo marito, laureato in lettere, ferroviere, 44 anni di matrimonio e 4 di fidanzamento. Vi siete ammalati tutti insieme? Sì. Lei, suo marito, i due figli e la mamma di suo marito? E la mamma, sì, perché lui l'andava a trovare, lui non sapendo ovviamente di essere positivo. Ha contagiato la mamma? Ha contagiato la mamma e poi lei l'hanno portata in ospedale ma è morta subito. E suo marito? Su, quasi subito. Lui si è ammalato la domenica, lui il giovedì è stato portato via in ambulanza. E lei ha questo ricordo dell'ambulanza che si è... Dell'ambulanza che partiva e che lui non si voltava per salutare. Mi ha tanto colpito questa cosa qui. Non si è voltato. Io in quel momento... Perché secondo lei? Non lo so. Secondo me aveva un brutto presentimento, ma anch'io lo avevo. Perché ho pensato, non lo vedo più. Non lo so perché. Ha dovuto aspettare quasi un mese per fare il funerale? Sì. E la cosa che più mi addolora è che è stato 2 giorni in ambulanza, questo sì, perché non c'era posto al pronto soccorso. 2 giorni in ambulanza, immagino la solitudine. Io non l'ho neanche sentito, l'ho sentito soltanto quando stava per entrare finalmente in pronto soccorso, però quando è entrato in pronto soccorso il giorno dopo è entrato anche in terapia intensiva. E non l'ha più sentito? Non l'ho più sentito. Lo rivivrà attraverso i suoi 2 figli. 2 figli meravigliosi sicuramente. Dopo 10 giorni dal suo funerale sono ritornata in parrocchia a fare volontariato. Proprio, secondo me, era un modo per onorarlo, veramente.